Un compleanno importante, quello per il premio Semplicemente Donna, giunto alla 10ª edizione. Ad ospitarla, come accade ormai da 4 anni a questa parte, ancora il comune di Castiglion Fiorentino. Purtroppo ancora la parità di genere, che dovrebbe essere un diritto fondamentale di tutte le nostre società, non c'è. E questo lo possiamo vedere anche da quello che avviene in molte parti purtroppo del nostro mondo, in molti luoghi, e fino a che non saremo riusciti veramente a porre le basi di questi diritti fondamentali, del diritto fondamentale della parità di genere, continueranno purtroppo a essere perpetuate queste violenze. Ecco che il premio, la valenza importante di questo premio è proprio quella che noi abbiamo l'ambizione di poter continuare a mettere quel mattoncino in più per riuscire a costruire quindi una società che tenga come riferimento proprio i diritti fondamentali delle donne, il diritto al rispetto, il diritto alla parità di genere e il diritto soprattutto a far sì che le donne, il ruolo fondamentale delle donne, venga riconosciuto in ogni ambito delle nostre società. Il premio, come ogni anno, racconta storie di impegno, di solidarietà, di fedeltà a se stessi e ai propri ideali. Storie talvolta di grande sofferenza, ma anche di grande gioia, donne diverse per nazionalità, estrazione sociale e cultura, ma accomunate dalla passione, dal coraggio e dalla determinazione. E noi siamo convinti attraverso questo premio e attraverso gli incontri che organizziamo con gli studenti. Quest'anno abbiamo coinvolto 11 istituti scolastici della nostra provincia. Dobbiamo fare per forza un'azione di divulgazione per creare cultura intorno a questo fenomeno, perché sono i giovani le nuove leve, le nuove fondamenta del futuro, e quindi l'impegno è proprio rivolto ai giovani. Dobbiamo in tutti i modi impegnarci per cercare di portare ognuno una goccia nell'oceano, ma far sì che poi queste gocce diventano a loro volta un oceano per arginare questo fenomeno a tutte le latitudini del mondo, perché finché nel mondo ci sarà una donna che soffre o che viene messa ai margini o che viene maltrattata, non avremo risolto il problema. Il premio Donna Coraggio andrà ad Anna Maria Spina, che all'età di 23 anni ha subito una violenta aggressione da parte del suo fidanzato. Il premio Donna per la Pace andrà invece a Joya Malalai, sostenitrice dell'antifondamentalismo islamico. Il premio Donna e Sport ad Ambra Sabatini, che durante il Grand Prix di Dubai ha registrato il nuovo record paralimpico mondiale nei 100 metri.